Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Proviamolo. Siamo qui su un gioco che è uscito ieri, Global, che si chiama This Light. L'ho beccato già su TapTap, pensavo fosse soltanto in inglese e non ci fosse in italiano, invece è anche in italiano ragazzi, quindi andiamolo a vedere. Grazie per la vostra roccheggiante energia, siamo entusiasti di suonare per voi tutti qui a Turbinia stasera, ok? Siamo qui anche per annunciare una notizia epica. CJ e Brian si stabiliranno musicalmente a Turbinia, non so dove sia. Oggi inizia la nostra rinascita qui insieme a voi, ok. Penso ci sia della musica da ascoltare. Quindi devo alzare bene il volume qua. Ok. Dedichiamo l'ultima canzone di stasera a tutti voi che siete qui pronti rock and roll. Dai, vediamo un po' che ci tocca sentire. Addirittura? Ok, un gioco con The Rock dietro. Già la presentazione del gioco ci piace. Ok, al termine del concerto l'intera arena riecheggia dei nomi di Stieg e Brian, mescolandosi all'assordante boato degli applausi. Ok. Che pubblico fantastico, Boom, forte botto, che è successo? Ti fa sentire sempre più vicino come se una struttura vicina stesse iniziando a tremare. Sta succedendo qualcosa. Che cos'è sto mostro? Che roba è? Stranezze. Vi ricordo ragazzi che Proviamolo diventeranno serie ufficiale soltanto arrivati a 100 like e giustamente con l'adeguate visual. Le troverete sempre qua sotto, giustamente se dovesse diventare una serie ufficiale rinizierò da capo il gioco. Vai. Ok, molto interessanti queste scene, penso ci sia molta storia dietro a questo gioco. Fuori dalla sede del concerto. A dannazione, sta succedendo qualcosa alla mia schiena. Oh, cos'è questo potere che esce da me? What? Mi sembra un problema in realtà. Idiota, le basterà far esplodere qualcuno per imparare. Cosa? Non ho capito bene. Chi diavolo sei? Tranquillo Brian, restane fuori. Molto scenico come giochino per adesso. Tra un po' sembra quasi un fumetto, un racconto. Ok. Carogna. Caro, vieni qui lentamente. Niente mosse azzardate. Ok. Giustamente, segui gli ordini. Lasciatela andare, idioti. Non otterrete nulla da me se le fate del male. Sente la canna puntare dietro la sua testa abbassarsi. Ok. Mi permetterò di farti del male. Ok. Che gli hanno fatto? Come addio Brian, che l'hanno eliminata? Ah, perdi i sensi, gli hanno dato una botta, ok. Unione degli Esper. Mi chiamo Diskboom e non temere sei al sicuro qui. Benvenuto al quartier generale dell'Unione degli Esper. E Esper io li conosco ovunque, non si parla altro del vostro coraggio nell'aiutare le persone. Ok, ti abbiamo trovata svenuta in strada. Spiega l'incidente, giustamente. Hanno preso Sig, sarebbe anche riuscito a scappare, va bene. Devo andare a salvarlo. Ok, dimmi una cosa, come cavolo pensi di trovare Sig, in effetti? Allora, se un esper come te non è riuscito a fermarli, allora non abbiamo davanti roba da poco. E effettivamente lei non sa manco di essere esper, probabilmente. Le ali. Ok, quindi tutti gli esper hanno delle ali. Ok, in pratica hanno grandi poteri questi esper, abbiamo capito. Ok. Se voglio salvare Sieg devo diventare più forte. Puoi insegnarmi a combattere? E quindi ci insegnerà come si fa. Unione degli Esper. Si stiamo assumendo dei nuovi Esper, fornendo loro addestramento. Dai, Ok, quindi noi diventeremo Esper per andare a ritrovare il tizio. Vai. Ho fiducia in te e nella tua passione. Brian, prepariamoci per la tua presentazione all'Unione. Che poi non è Brian, dovrebbe essere Brin. Ok, l'area dell'Unione ci porterà rapidamente al campo di addestramento, dai. Ok, qui avrai inizio il tuo addestramento, buona fortuna. Battaglia. Vediamo come si combatte. Alba di una nuova era. Unione degli Esper. Un momento, non dovremmo addestrarci in un campo di allenamento, perché siamo a via dello svago? Ok, cosa vuoi straordinario? Bene, iniziamo l'addestramento. Aspetta un momento, Brin. Ah, Brin sarà. Lascia che ti presenti il tuo istruttore. Lui è Drew.
Capo delle operative delle Unioni Esper. Oh, che figo! È un onore e un privilegio conoscere la signorina Brin. Cosa ne pensa della sua trasformazione? Anubi. Drius è Anubi. In effetti, trasformazione. Ok, quindi dai, insegnateci, sono pronta. Fateci capire come si combatte. Dall'alto? Come ci si muove? Ah, ok, prova il potere divino di Brin, rock and roll. Attacco aumentato, ok. Quell'attacco ci sta a massacrare, però. Abilità Brin avvento della dea è ancora più potente. Ah, ok, penso che sia un gioco a turnazione a sto punto. Abilità oltretutto a ritmo di musica. Non riesco a credere di aver fatto una cosa del genere, in effetti. Abbiamo del talento. Come posso migliorare? Dice, lo mostrerò come nella prossima sessione di addestramento, ok. Ah, giustamente ha scritto tutorial. Ok, ci ha dato Anubi. Ok. Quindi ci fa fare una battaglia successiva immediata per capire come funziona. Oh, ci stanno altri italiani che scrivono in chat. Omipal, a me per ora non sta surriscaldando. Benissimo, quindi sono italiani che giocano. Ne sono quasi contento. Ok. Ora prova il potere del giudizio della morte di Drew. Dove ho sconfitto un nemico con giudizio di Blue? Ah, attacca un altro! Ah, ok, se riesce a eliminare qualcuno con giudizio, riesce a riattaccare a un altro target. Quindi abbiamo fatto vittoria instant perché la sua abilità era questa, interessante. Vai, altra battaglia per noi. Allora, seleziona il nemico come svantaggio elementare. Giustamente c'hanno il vantaggio elementare. Ah, me devo ricordare pure sta cosa. Io divento scemo. Ok, quindi quello è debole a... questo sole, perfetto. Questo è forte contro questo. E lui è... Ok, proviamo. Allora, ah, ok, ce lo dice lui. Vedi l'indicatore verde? Significa che la tua classe elementare è più forte. Ok, quando abbiamo l'indicatore verde vuol dire che è più forte. Ci hanno semplicizzato un po' la cosa, per fortuna. Quindi se io faccio così, avvento della dea su di lui è più potente. Infatti, perfetto. E mo con lui invece conviene attaccare o questo, perché lui c'ha doppia abilità. Ok, vediamo un po', perfetto. Contro di lui siamo forti con la tizia, quindi andiamo di nuovo con una bella abilità a secco. E adesso andiamo con quella sua stupenda, giudizio della morte. Forse l'avrei dovuto fare prima, giudizio della morte, così colpivo i due target che facevamo prima. Bello però, bello, Anubi mi piace. Perfetto, aumentiamo anche di livello. Ok. Abbiamo anche un limite di resistenza, da quello che ho capito. Nuova funzione. Ok, andiamo al centro proiezioni. Ah, ok, possiamo andare a trovare altri? Segui il ritmo. La prima opening, il nostro primo... La prima evocazione, la prima summon. Chi è? Oh, Mona, Artemide. Quindi sono tutti collegati a delle divinità. Giustamente sono Esper, ci ho pensato pure adesso. Ok, quindi abbiamo un'altra unità nuova. Interessante. Reliquie, perfetto. Vediamo un po', che gli dà? Attacco più 15, bonus set da 4 attacchi più 30. Ah, interessante, quindi abbiamo anche dei potenziamenti. Ha avuto un aumento di potenza. Perfetto, possiamo potenziarla ancora di più. Con questi di sorta di monetine che prendiamo col fulmine si può potenziare di più l'attacco. Ok, giustamente ci dice che un intero set può fare veramente la differenza. Ok, iniziamo il nostro viaggio. Vi sta piacendo, ragazzi? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Ricompensa del capitolo ci dà Elena, quindi ci danno altri Esper anche durante la storia. Ok, vai. Proviamo. E quindi è un combattimento a turni, molto interessante, in stile musicale. Allora, possiamo abilitare la velocità per 2, se no c'è pure l'automatismo, se non ricordo male. Ok. Vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare. Allora, con lei, giustamente, lui è il nostro target. Vai. Dovremmo, tipo, devastarlo. Ok, lui c'ha contro questa, anzi, chi è? Lei o lui? Lei. Lei è forte, vediamo un po' con l'arco. Questo fa colpa d'aria. Ok,
Oh, fantastica! Enormi! E adesso lui, con l'avvento, dovrei killa tutti e due. Vediamo un po'. Perfetto. Già ho capito la meccanica, già è tantissimo. Già è un miracolo questo, raga. Ok. Ci è piaciuta sta cosa. Questo, ragazzi, era Dislight. Spero che vi sia piaciuto come gioco. Se lo volete vedere sul canale, 100 mi piace, mi raccomando. Condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag Dislight qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andremo avanti se lo volete.